Nella Settimana Santa la Chiesa ci aiuta a leggere il mistero della Passione del Signore, proponendoci testi del libro di Isaia che sono noti come i canti del servo del Signore. Chi è questo servo del Signore? Nel contesto del libro di Isaia è una figura che media tra Dio e il popolo, che ha una missione che gli è stata affidata da Dio, che è legata però a un'esperienza di sofferenza, una sofferenza vissuta a vantaggio degli altri per la salvezza di molti. Gesù stesso proporrà la figura del servo del Signore come chiave che interpreta la sua stessa esistenza e la sua identità. Lo farà in modo esplicito nella sinagoga di Nazareth e poi in varie espressioni del suo insegnamento. E la Chiesa da quel momento riconoscerà in queste pagine una profezia del Messia, indispensabile per comprendere Gesù, la sua missione, in particolare, come abbiamo detto, la sua passione. Oggi la prima lettura che abbiamo ascoltato è costituita proprio dal primo canto, il canto in cui il servo del Signore ci viene presentato come colui su cui Dio ha posto il suo compiacimento. Per questo lo ha scelto e gli ha donato lo Spirito per compiere la missione che gli ha affidato. Sono parole, quelle del canto, che noi ritroviamo nel Vangelo, quando Gesù viene battezzato da Giovanni Battista. Nel battesimo di Gesù, infatti, la voce che viene dal cielo, la voce del Padre, proclamerà: «Questi è figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». L'amore di Dio, che si era manifestato in figura sul servo del Signore, si manifesta poi in pienezza sul Figlio. Il servo è svelato dunque come il Figlio, anzi, colui che era stato chiamato l'eletto di Dio nella pagina del Vangelo diventa l'amato del Padre, in quanto il Figlio ha un legame unico d'amore con il Padre. Non è uno amato da Dio come tutti noi, ma è l'amato del Padre. Dio con il suo Figlio Gesù ha dunque un legame unico, una unicità, questa di Gesù, che ci è chiesto di riconoscere con l'assenso della fede. Ma non pensiamo che la fede sia soltanto un dir di sì a una verità, e cioè che Gesù è il Figlio di Dio, perché la fede deve tradursi in un legame di amore, ed è quello che Gesù appunto chiede nella pagina del Vangelo, quando ci propone di continuare verso i poveri, che sono la sua presenza nel mondo, i poveri saranno sempre con voi, il gesto di Maria di Betania. Lei cosparge di prezioso profumo i piedi di Gesù e Gesù a Giuda che la critica risponde: lasciala fare, perché ella lo conserva per il giorno della mia sepoltura, un'anticipata unzione del corpo del defunto. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Dunque Gesù, l'amato di Dio, Gesù che ci chiede di essere riconosciuto come il Figlio di Dio e di essere amato come tale, nella concretezza del nostro rapporto con i poveri. Che cosa viene a fare il servo di Dio, del Signore e quindi Gesù? La missione, l'abbiamo ascoltato, è quella di promuovere il diritto, ristabilire il diritto, diceva il canto. Diritto che cos'è? È l'adempimento della volontà di Dio sull'umanità, sul mondo, giudicare i fatti secondo
il pensiero di Dio e agire, prendere decisioni conformemente al pensiero di Dio, questo è porre il diritto sulla terra. Cioè c'è una verità delle cose che è garantita da Dio stesso e il suo servo ha il compito di mostrarla agli uomini, di farla risplendere di fronte al mondo, così che il mondo possa edificarsi conformemente a questa verità. Proclamerà il diritto con verità, dice ancora il canto. Ecco, su come la vita delle persone e le vicende della società siano conformi alla verità del diritto, va misurato l'agire di chi si impegna negli ambiti sociali, politici, dell'amministrazione della cosa pubblica. C'è un'oggettività del bene, un'oggettività del bene comune, c'è un diritto con verità, non un qualsiasi diritto, non una qualsiasi legge, non una qualsiasi norma, tantomeno un qualsiasi comportamento. C'è un diritto con verità, la cui ricerca e il cui riconoscimento costituisce il primo dovere di chiunque si pone al servizio della società. Cos'è questa verità? Al suo centro c'è la dignità della persona umana, la persona da rispettare, la sua vita inviolabile dal concepimento fino alla fine naturale. Ma al tempo stesso non c'è soltanto la persona, c'è anche il tessuto delle relazioni sociali e quindi costruire relazioni sociali secondo il bene comune, promuovendo la pace, questo fa parte integrante di un diritto con verità. Tutti e due questi riferimenti, quello alla persona e quello alle relazioni sociali secondo il bene comune, sono essenziali, perché perdendo il riferimento basilare alla persona e alla sua natura relazionale, si finisce per porsi obiettivi che si prestano a manipolazioni, a travisamenti, si spezza la realtà e a ciascuno va a inseguire una propria idea, una propria ideologia. Il canto del servo del Signore però non solo ci illumina circa i contenuti dell'impegno storico esigendone la verità, ma offre indicazioni anche su come vanno perseguita la costruzione di un diritto secondo la verità. Quindi ci dà anche il modo con cui vivere il diritto nella verità. Infatti ci viene detto che il servo dovrà compiere la sua missione non con i caratteri del potere umano, che sono i caratteri dispotici, i caratteri della violenza, siamo testimoni in questi giorni. Dice il testo, non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non si imporrà sugli altri con il proprio potere. Il servo non schiaccerà i deboli, come invece accade nelle dure leggi del mondo. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Agirà cioè con mitezza, avendo cura dei più deboli, dei più poveri, cioè agirà come ha agito Gesù. L'agire sociale e politico, dunque, secondo la rivelazione divina, non comporta solo individuazione di corretti obiettivi, ma anche modalità di azione attenti agli altri, soprattutto ai più fragili, ai meno garantiti, con il coraggio di scelte che guardino al futuro nella costruzione di una convivenza coesa e partecipe. Ne stiamo avendo prova, ahimè, in negativo, in questi giorni di guerra, in cui gli obiettivi di dominio cercano di imporsi invece esattamente al contrario, con la violenza, con la morte, in cui questi giorni in cui ci è chiesta invece apertura del cuore alla cura di coloro che vengono feriti da queste situazioni, alla loro accoglienza.
Il canto poi parla ancora di prigionieri, di reclusi, lasciando comprendere che le strade della giustizia sono necessariamente anche cammini di liberazione, di libertà, se c'è da liberare coloro che sono prigionieri, c'è quindi una libertà da rendere agli uomini. Liberare, libertà, valore particolarmente in gioco nella guerra di questi giorni in Ucraina, in cui va riconosciuto il sacrificio di chi mette a repentaglio la propria vita per la libertà e l'esistenza, l'identità di un popolo. Ma questo non va misurato soltanto nei riguardi della propria comunità, del proprio popolo, proprio perché di nuovo il canto del servo del Signore ci indica che il suo agire ha uno sguardo che va oltre gli stretti confini del popolo. Si parla di popolo, ma anche di nazioni, e quindi conseguentemente anche il nostro agire deve sentirsi responsabile di una crescita che riguarda tutti, secondo orizzonti universali. Ogni volta che l'umanità è messa in pericolo nei suoi fondamenti, tutta l'umanità ne è coinvolta, tutti ne siamo coinvolti. Infine, già in questo primo canto si prospetta che il servo del Signore ha un futuro di prova e di sofferenza. Verso di lui, abbiamo sentito, si leva l'ostilità dei nemici, ma questo non lo vincerà, dice il testo, non verrà meno, non si abbatterà. La prospettiva dell'ostilità la ritroviamo poi accentuata nella pagina evangelica, dove l'atmosfera familiare della mensa, nella casa di Lazzaro, di Marta e di Maria, un tenero gesto di affetto, di devozione, di venerazione verso il corpo di Gesù, non riescono a cancellare la presenza incombente dell'odio di chi vuole la morte di Gesù e la morte del suo amico, dei suoi amici. La proclamazione del diritto vero, secondo verità, deve mettere in conto anche l'avversione e, come per Gesù, deve esprimersi nel dono di sé che non teme neanche il proprio sacrificio, la morte. Anche questo dono di sé, nella forma di un servizio disinteressato, deve costituire una caratteristica fondamentale dell'impegno sociale, e a questo siamo invitati da questi giorni della Settimana Santa, e in questo spirito vi auguro a tutti voi una felice Pasqua del Signore. Il nostro invito a condividere questo momento di preghiera mentre ci avviciniamo alla Pasqua del Signore, ed ora invoco la benedizione del Signore su di voi, sulle vostre famiglie, sul vostro impegno, le persone con le quali entrate in contatto, sia nelle attività imprenditoriali, lavorative, nel vostro impegno sociale e civile. Signore, sia con voi. La tua protezione, Signore, soccorra gli umili e sostenga sempre coloro che confidano nella tua misericordia, perché si preparino alla celebrazione delle feste pasquali non solo con la mortificazione del corpo, ma ancor di più con la purezza dello spirito, per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discende su di voi, con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Che vi abbia grazie, Signore.